Una Sampdoria compassata, lenta, a tratti anche accademica, si fa mettere sotto per tutto il primo tempo da un Catanzaro completamente rinnovato dopo il capitombolo in Serie C e affidato dal neo presidente Albano all'esperto Fabbri. I calabresi vanno in vantaggio al 15° con un tocco fortunoso di Cascione che giunge tuttavia a conclusione di un'ottima azione bagnato Jacobelli. Nella ripresa la Sampdoria, che era prima di Bjerkovud, Renica e Casagrande, risulta più insistente e concreta con Senes, Manovriero e Beccalossi ancora più avanzato. Al 9° Mancini ha una buona occasione che il bravo Bianchi vanifica. Ancora Mancini qualche minuto dopo al volo ma fuori il suo tiro. Al 14° Francis non controlla bene in aria e il suo tiro va fuori. Nuova occasione per la Sampdoria ancora con Senes e Mancini. Il Catanzaro appare in difficoltà e soltanto al 24° esce fuori con questo bel tiro di Cascione ancora. Poi c'è un numero autentico di Beccalossi, finta e tiro di pochissimo alto. Alla mezz'ora il gol del pareggio. C'è prima un tiro di Senes che destro respinge, riprende Francis e a portiere ormai spiazzato intacca. L'ultima occasione è per il Catanzaro con questo tiraccio di Lorenzo che nessuno devia. Limiti a parte, lo spettacolo non è mancato per i 14.000 presenti.